Benvenuti in questo nuovo video. Subito dopo Füssen e quindi dopo tanta neve e dopo il meraviglioso castello di Neuschwanstein, abbiamo continuato con il nostro viaggio alla ricerca di posti fiabeschi. E la nostra prossima tappa è Strasburgo. Ma ora diamo via la sigla. Stiamo dirigendo verso la cattedrale, ma fa freddissimo. Ci sono 0 gradi. Ci sono 0 gradi, ma fa più freddo che ieri a Füssen a meno 9 gradi, vi giuro. Guardate che carino lo stile alsaziano. Fa talmente freddo. È totalmente tanta nebbia che non si vede il campanile. A mezzogiorno abbiamo prenotato questo, il Batumush. Battimi il bisu, come lo chiamavo a Parigi. Che carina questa piazza. Cheat. Ecco l'orologio astronomico, il motivo per cui dovete entrare in questa cattedrale. Guarda il centro, guarda la mappa del mondo. Questo è l'orologio della metà dell'Ottocento. Quindi non è dove siamo ancora come oggi. È vero. Si vede anche che è martedì oggi. Capolavoro. NATO. La LUNIR, sì, di matematici, tecnici, ingegneri, studiosi del cielo. E noi oggi lo visitiamo così, dietro le sbarre. Questo è sicuramente il motivo per cui abbiamo messo Strasburgo nel nostro itinerario fiabesco. Se vi piace lasciate un commento e un like. Comunque questa cattedrale racchiude 3 cose importanti: l'orologio, il rosone che vi faremo vedere da fuori da dentro. Poi dobbiamo ricordare che è la cattedrale gotica più antica del mondo. Per molti anni è stata la cattedrale più alta del mondo, ragazzi, del mondo. Mentre ora è seconda in Francia. Ok, ora andiamo a prendere il nostro battello per vedere meglio la città. Yeah, non sembra fatta ad un Sembra fatto proprio, invece, secondo me manco di un giretto usciva così perfetto, proprio tipo quelle piccole sculture che fanno col fimo, oppure anche con la sabbia, con l'argilla tipo, e col lago piccolo piccolo. Guardate che carina questa stradina. Amore, io lo voglio uno. Anzi, pure più di uno. Abbiamo comprato un sacco di cose da portare via per il battello e da provare qua. Io mangerò un gigante e sarà questo. Come si chiama? L'Eclair. Sai che non l'ho mai provato? Non lo proverai mai. Dai, dai un morsetto. Io e la felicità. Buonissimo. Pasticceria consigliatissima. Lo voglio! Che bello! Carini! Allora,
alle spalle della cattedrale è arrivato il nostro battello. Stiamo per partire, faremo sapere se questo battello ne vale la pena. Dentro è tutto trasparente, quindi riuscirete a vedere tutto. Allora, interessantissimo secondo me. Abbiamo visto tutta la città senza morirci di freddo e spiegavano benissimo. Te lo consigli, amore? Sì, sì, un sacco, è stato proprio bello. Fatelo. Tu sei la parte critica della coppia, quindi... No, infatti. Se Sara dice che è bello... È stato più interessante questo che quello di... cioè, sulla Senna. Vero? Vabbè, sulla Senna era più romantico, c'era il pancake, c'era il cocktail. Invece qua era prettamente turistico. Turistico storico, dove vi spiegavano la storia. Ora stiamo andando in questo quartiere dell'università. Come si chiama? No, amo. Stiamo andando in questo quartiere universitario che non ci ricordiamo come si chiama, ma è praticamente di fronte, appena uscire dal battello sta di fronte. Mentre prima era un quartiere malfamato, ora è un quartiere molto famoso, soprattutto per i suoi ristoranti. Andiamo a mangiare. Sì, il nostro video si conclude qui. Dopo un bellissimo pranzo, noi abbiamo fatto un'altra passeggiata e poi siamo tornati in macchina per un'altra avventura che vedrete nel nostro prossimo video. Seguiteci e lasciate un like. Ciao, alla prossima avventura, solo su Sei Fra in Viaggio.